Ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati con la serie ed è un bel pezzo che non la ricomincio perché... sì, ecco quei cani maledetti. Se non sbaglio dicevo che dovevamo combattere il boss oggi, vero? Ok, andiamo a combattere il boss. Aspetta, no, pensavo facessi l'azione. Aspetta. E no, non ancora. Andato. Sono resistenti, sì, qua. Ma anche un po' stupidi. Attenti che se vi lanciano, se preparano una palla di fuoco, schivatela perché è tanto forte. Almeno in New Game Plus. Oh, due. Pensava a zero. Uno, due, andato. No. Andato. Sembra sempre più facile il gioco. Allora, se non sbaglio, qui ce ne saranno tanti, 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 tanti. Infatti, guardate. No, 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 vabbè, ok. No, stavo pensando di fare... Che ne so, ho la lancia. Cavolo. Peccato, se no mettevo la lancia e... Che facevi spiedino. Aspetta, ma sti qua se colpiscono gli esplosivi... Se scolpiscono gli esplosivi, sti qua sono... esplode. Peccato. Oh, che cosa sta venendo fuori? Che sta venendo fuori qui? Che casi? Aia. Ok, ha fatto bene, mi ha preso. Andato anche questo. Ne mancano altri tre. Uno, due. No, volevo fare l'azione perfetta. Ecco qua. Ah, il cavolo! Ma perché? No, 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 no! Per poco. Non avevo più stamina. La scimitarra però è facile, si rompe facilmente. Che peccato. Ce ne sono altri? No, spero. Anzi, credo di sì. Guarda, no! Ah no, peccato. E una volta avevano fatto esplodere gli esplosivi, così. Ah, ok, si è rotta la porta. Che peccato. Oh, cavolo. Allora, se non ho visto male, lì c'era un segno di vocazione, ma noi non lo facciamo perché vogliamo fare da soli. Mi ero dimenticato che la porta era aperta. Vabbè. Pensavano di fregarmi. Ok, usiamo una gemma. Che tanto prima o poi... Cos'è? Chi è questo qui? Ah, no. Sono morto. Cosa? Ah, sembra lo stesso. E qua? Ah, qua c'è un altro bot. Chi è? Belclair, la pellegrina. Fa niente. Allora, se non sbaglio... dovrebbe essere un po' più forte l'accetta. No, sì, l'accetta. Lascia. Perdono te. Cosa potremmo usare? Questi qua? Credo sono deboli ai martelli. Ma noi non possiamo usarlo. Perché abbiamo solo 18 di forza, ma non 19. Io faccio un tentativo. Aspetta. Sì, faccio un tentativo, vai. Tanto mal che vada. Mi ammazzano e ricomincio. E che cavolo! No, non fa danni! No, credo che la città faccia ancora più danni. Beh, singola sembra tutto più facile. Guarda che roba, facilissimo da solo. E che... No. Ok, ora allontaniamoci un po', che okay. Sembrano molto fragili questi tizi. Sono degli stecchi con... sono dell'armatura a stecco e tenute su solo dalla forza di gravità. Ho sentito che sono solo armature vuote queste cose qui. Una rude citazione a Fullmetal Alchemist.
Se non l'avete ancora visto, guardatelo. Ok, tra un po' dovrebbe crepare. Pensavi, eh? No, 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 non risale, sì. Più cazzuto di prima torna. Andato. Vedete le altre due? Adesso salgono e gli sì che sono cazzi amari. Adesso sono botte per me. Ma più che altro dovete avere pazienza, questi boss. No, adesso arriva. Giù, 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 giù. Ha fatto malino. Il brutto di sta boss fight è che cadendo giù perdi già il 99% della vita. No. Cercate di colpirli quando sono lontani uno dall'altro. Occhio che ora parte il Beyblade. Mi ha preso in pieno. Ah, oh. E sono più per le schivate ora. Non so perché. Ok. Questa è aggressiva. Mi ha sfiorato il piede. In una maniera. Allora. Uno. E questa. Ok. Ma dopo che fanno un attacco aspettano qualche tipo 5 secondi, quindi è il tempo, è il momento esatto per colpirli. Sì, ma dobbiamo concentrarci su una sola noi, non su tutte e due. Non finirà mai sta boss fight, se no. Au. Ah, già, sto scudo non protegge il si. Ah, sì, questo sì, questo sì. No, pensavo di averne un altro. La boss fight sta andando benino, sì. Meglio di come pe. Sì, meglio di come pensassi. Lasciatemi bere, prego. Questa ha fatto male. Per fortuna che ho recuperato vita lo stesso. E dai, basta, Beyblade, cazzo. Dobbiamo concentrarci una sola. Di solito a volte lanciano lo scudo, così non possono neanche più parare. Ok, sono più forte di quanto mi ricordassi. Da solo. Grazie per avermi lasciato bere. E adesso non abbiamo più. Che cosa faccio ora? Era quella sbagliata. No, 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 no. Questa è quella giusta, ok, questa. Teniamo l'indicatore su questa. Ma bello che io non riesco a distinguerle. Però Stasha fa più danni di quanto mi aspettassi. Uno, due. Il martello può aspettare. Tanto i danni fa lo stesso. Sbaglio fa meno danni? Cioè, prima ne faceva 150, ora ne fa 108 più o meno. Qual era quella giusta? Oh oh. Non posso mettere in etichetta con scritto. Che c'è scritto sotto Alessia e un'altra con scritto Ricce. Questa è quella giusta, giusto? Giusta, giusto. Condannatemi. No, ti sarebbe piaciuto. Dai, attaccate. Stiamo venendo fuori da boss fight abbastanza. Cioè. Bellino. La musica sotto che ti dà la carica. È questa? No, mi sa che è quella. Se non sbaglio. Oh, ecco che mi arriva il colpo. Oh, l'ho evitato. Di solito io sono un tizio da tank, cioè non schivo mai. E quando schivo, ecco infatti. Ecco perché non schivo mai. Allora, so già che quel colpo se ci prendeva. Ci uccideva per le prossime 6 vite. Ecco, infatti. Io stavo pensando di attaccare, ma avevo visto un'altra che preparava il colpo già. Quindi posso. Sì, ok, va bene. Mi odiate. Ma io posso ucciderne almeno una.
Dov'è l'altra? No, che se la parte divisa poi sono cavoli tuoi. No. Ok, non mi ha rotto la guardia, va bene. Dove cavolo? Oh. Pensavo di sparare di un fulmine, ma invece meglio di no. Perché non abbiamo tutta sta fede eccelsa da lanciare un fulmine fatto come si deve. No, stanno parando. Ecco. Vedete, ora non può più parare. Li ho schivati entrambi. Questo va oltre le mie capacità. Bastava un colpo e andava. No! È andato. Ora siamo solo io e te. Che sarà una boss fight. Ok, ora dovrebbe essere piuttosto facile. Basta che fate come per Yaima prima. Serve solo che qua combattiamo in uno spazio molto più grande. Lì era una piattaforma. Ok, ho preso il colpo come uno stupido, lo so. Uno, due. Dai che è meno di metà vita. Ah, male, eh. Guardate lo scudo dietro che si è conficcato nel muro. Due. Sì, vabbè, il terzo l'ho fatto per. Mi sa che non dovevo farlo. Ultimi due colpi. Ah. Ok, è stata una boss fight. Finalmente l'abbiamo uccisa, dai. Le prime volte ci ho messo un bel po' di tempo per finirli. Ok, qua dovrebbe esserci. C'è un muro nascosto ogni 2x3. Vedete? Pieno, così te li sparano. Scudo tondo, non mi piace, l'ho già visto. Cosa dice lo scudo tondo? Dov'è? Ah, eccolo qua. Scudo piccolo di metallo dotato di sporgenze. Scudi piccoli sono molto leggeri e facili da utilizzare, ma hanno poca stabilità. Le sporgenze al centro sono studiate per deviare gli attacchi e facilitare le parate. Sì, ma gli scudi piccoli. Non è che sono un patito degli scudi piccoli io. Servono per fare il parry a malapena. Perché se no subisci. Cioè, prendi più colpi di quanti ne pari. Capito più o meno. Qua non ci siamo ancora andati. Oh, una scala. Questa armatura mi piace proprio. Mi sa che la terrò per un bel po'. Non è un mimic, tranquilli. Ormai so distinguerli. Qua? Silenzio. Dov'è? Eccolo qui. Ok, ora vi faccio vedere. Dov'è? Ah, no, qua sono le pietre. Cosa diceva sul silenzio? Eccolo qua. La stregoneria che facilita attività furtive e riduce i rumori provocati da chi lo usi lì. Stavo leggendo. Pensavo di essere morto. Stavo dicendo. Dov'è? Ecco qua. No. Il regno orientale di Mira non ospita soltanto prodi cavalieri. Esiste anche un'ordine tradizionale di cavalieri dell'ombra che esegue furtivamente incarichi. Inenarrabili. Parolone. L'ho già fatto una volta, posso farlo di nuovo. Infatti. Questa città mi piace proprio, mi sa che la terrò per. Ah già. E dov'è? Lasciami dare. Eccolo qui. Ora se non sbaglio. Sì, esatto. Qui c'è un punto. C'è anche un nemico. Attenti che sti qua esplodono. Se vi corrono incontro, oppure che ne so, si attorcigliano tra loro e poi esplodono. Chi li ha mai capiti questi nemici? Allora vi do un piccolo, però abbiamo anime, 40.000. Fa che fate una corsa, che c'è uno che esplode qua. Visto? Dovete fare una corsa qua. La prima volta l'ho schivato per miracolo. Anche perché c'era un. Come si chiama? C'era un messaggio che mi diceva: attento schiva.
Quei vestiti di Zellora che le. Oh, falò acceso. Ok, visto che è durato un po' pochetto il coso, vi do un piccolo extra. Combattiamo anche il persecutore. Pensavate che ve ne fosse che non fosse andato, eh? Guardalo, guardalo tutto fiero qua. Non ce la fai a combattermi. Ormai so tutte le mosse. E ben tolto abbastanza. Vieni qui. Dopo la luce che fa da, la spada che fa da lampada quasi. Sì, non è tanto difficile dopo un po' che impari. Spero che faccia l'attacco supremo. Non me l'aspettavo. Però ci è rimasto anche lui, eh. Guarda che fa tutto il giro. Non farlo lì. Oh, fa da lampada, come faccio a non capire che fai stai facendo l'attacco? Ecco. Non farlo qua. Oh, spadone pesante. Ah, c'è il tarischio. Stavo guardando gli oggetti, ok? Uno, due. Fa anche più danni questo, dai. Gli scudi, gli attacchi con scudo, schivateli sempre. Che rompono la guardia di più. No. Aia. Cattivo. Cattivo persecutore. Fatto. Non è che tanto difficile. Titanite scintillante. Bene. E qua? Non hai pietà di. Maledetto. Sì, so che c'era un randello grande. Che tipo un martello. Sì, un pezzo di legno gigante che usi per stare la gente. Campana da sacerdote. Possiamo usarla? Allora. Sì, possiamo bene. Cosa dice? Campana sacra conferita ai chierici di alto rango. Siamo di alto rango. Catalizzatore per miracoli e malocchi. Trangle che ospitava molti chierici, ma Re Vendrick non aveva grande stima dei loro poteri. Li teneva soltanto come assistenti per le cerimonie. In questo senso, Drangleic non era luogo adatto per i chierici ambiziosi. Dunque, se sei un chierico, non venire qui. Quasi quasi, mi riprendo la mia vecchia spada. 20-20, spada da cavaliere. Questa qua. Ma non so se fa danni. Aspetta. Sono indeciso. Perché questa fa più danni, sicuramente. Ma questa fa anche danni da fulmine, quindi. Ah no, io no, siamo in Feterol qua, eh. Col cavolo. Lascia la bandito, buona. Peccato per il martello. Vabbè, ci vediamo. Sto qua ancora qui. Beh, ok, ci vediamo al prossimo episodio e. D'accordo. Ci vediamo al prossimo episodio e arrivederci a tutti. Continuate a seguirci.